E ora doverosamente, un articolo, dedicato a Giulia De Lellis e Andrea Damante. Tanto lo sapete in questo blog, almeno, un paio di articoli a settimana su di loro li trovate. Anche perché quando vi parlo di loro per me è sempre come andare in bicicletta in discesa. Insomma, unisco sempre l'utile al dilettevole. Poi sono una coppia, talmente bella e innamorata come si fa non parlarvi di loro. Ora che il grande fratello VIP è finito vi svelo una cosa. Secondo me se qualcuno doveva vincere questa edizione del GF era proprio il nostro Andrea. Sì lo so, mi direte sei di parte ed è pure vero. Ma l'unico che è sempre stato coerente, che non ha fatto strategie, che non ha fatto nemmeno un impiccio che sia uno è stato solo il nostro Dama. Anzi andando contro i suoi interessi di inquilino del GF, ma a favore della sua coscienza non ha avuto problemi a cantargliene quattro al signor Bettarini. E qui mi fermo altrimenti poi mi dite che non sono una signora. Data la mia personale antipatia che mi suscita l'ex calciatore. Ma anche da dentro, al casa Andrea Damante aveva un solo pensiero fisso. Ossia Giulia. Giulia? Giulia e quando non pensava a lei pensava a De Lellis. Non so voi ma io mi sono scompisciata dalle risate quando ha chiesto a Giulia di uscire poco la sera durante il serale. Facendo proprio una figura da gelosone innamorato. Giulia De Lellis e Andrea Damante sposi. E anche prima di entrare dentro la casa Giulia e Andrea non hanno mai fatto mistero che la loro era una storia vera e non la classica storiella post-trasmissione per intenderci. E infatti nell'ultima intervista a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso, Giulia e Andrea hanno detto che si sposeranno a maggio. Sinceramente in proposito avevate qualche dubbio. Io per dirvela tutta, pensavo addirittura prima.